Bentornati con questo ennesimo video su Hazbin Hotel. L'argomento di oggi sono le previsioni sulla seconda stagione. Inseriamo un bel allarme spoiler. Prima di iniziare mettete un bel mi piace, iscrivetevi e attivate le notifiche. Seguitemi anche su Instagram dove pubblico molte cose veramente molto molto interessanti. Nome del profilo: allab_outanimatedfilms. Parliamo della serie gemella, chiamiamola così, di Hazbin Hotel, ovvero Helluva Boss, dove i protagonisti sono i sette peccati capitali. I fan ipotizzano che potrebbero fare una loro apparizione nella seconda stagione. Il motivo che ha portato alla creazione della teoria è la presenza di Lucifero. Ciascun peccato si affaccia su un girone dell'inferno, incluso il padre di Charlie, che rappresenta il peccato dell'orgoglio. Anche se Lucifero non appare in Helluva Boss, ciò non significa che i personaggi di quest'ultima serie non possano fare una comparsa in Hazbin Hotel. Gli occhi sono lo specchio dell'anima è una frase molto nota. Diversi fan hanno deciso di classificare il colore degli occhi dei demoni presenti nella serie. Quelli rossi appartengono a coloro che possiedono molte anime, quelli neri a chi l'ha venduta e quelli gialli a chi si trova in una zona neutra. Queste ipotesi hanno portato a diverse teorie su più personaggi, tra cui Vox e Alastor, che infatti hanno gli occhi rossi. Ma allora perché Angel ne ha uno giallo e uno nero? Dopo la morte di Adam nell'ultimo episodio, l'unico angelo che potrebbe essere punito a causa di un giorno di sterminio fallito sarebbe Lut, che, sentendosi sconfitta, potrebbe diventare ancora più vendicativa anche a causa del suo presunto amore per il villain. La prima stagione era incentrata sul giorno dello sterminio, i demoni e i peccatori si stavano preparando al secondo massacro dell'anno. Per fortuna la banda dell'Hazbin Hotel è riuscita a sconfiggere gli spietati angeli, ma chi saranno i principali nemici della seconda stagione? La risposta più ovvia sono i V, un potente trio formato da Vox, Velvet e Valentino, che, da come già possiamo vedere nella prima stagione, rappresentano una seria minaccia per Charlie. L'odio di Vox per Alastor non potrà che crescere e il benessere di Angel continuerà a peggiorare con Valentino, mentre Velvet proseguirà ad andare contro gli Overlord. Dopo il nobile sacrificio di Serpentius, quest'ultimo finisce in paradiso sotto forma di angelo. Questo è stato l'obiettivo principale di Charlie fin dall'inizio, ma la ragazza sarà a conoscenza di quel che è successo? Gli angeli erano irremovibili sull'idea che l'inferno è per sempre e non credo permetteranno che il regno dei morti o i comuni abitanti del paradiso scoprano che si erano sbagliati. Probabilmente Sera, che era con Emily nella stanza dove Serpentius è apparso, cercherà di mantenere nascosto ciò che è successo. Emily si ribellerà e cercherà in tutti i modi di aiutare Charlie, quindi nella seconda stagione vedremo di più quest'angelo. Ci sono alcuni personaggi che appaiono nei fumetti e nella puntata pilota, ma non nella serie. Alcuni sono Arachnis, il fratello maggiore di Angel, Baxter, lo scienziato pazzo, e Crimini, l'adolescente delinquente nipote di Ask. Nella prima stagione diversi personaggi come Cherry Bomb e Serpentius appaiono per la prima volta quando fanno il check-in in hotel. Forse accadrà lo stesso anche per le future comparse. Dopo che l'Hazbin Hotel fu distrutto nella battaglia finale, venne successivamente ricostruito e migliorato. Lo scopo originale del vecchio albergo era quello di redimere i peccatori in paradiso. Tuttavia, poiché alla fine nessuno sa come le anime umane arrivano nel Regno dei Cieli, è improbabile che il nuovo hotel segua la stessa idea di quello originale. Probabilmente, invece di concentrarsi sulla redenzione, il nuovo residence si concentrerà sul miglioramento dei peccatori in linea generale o sulla creazione di un esercito per poi dichiarare guerra al paradiso. Alastor riesce a convincere Charlie a fare un patto con lui.
Fortunatamente per la ragazza, il demone ha chiesto solo un favore in cambio, piuttosto che la sua anima. Anche se Charlie ha conservato il suo spirito, l'ambiguità del favore del demone incombe sulla sua testa. Nella prima stagione abbiamo visto che l'anima di Alastor è posseduta da un altro. Sappiamo che il più grande desiderio di Alastor è la libertà. Quindi probabilmente il favore che Charlie gli deve riguarderà l'ottenimento della sua indipendenza. Scrivetemi nei commenti se avete altre previsioni, ci vediamo presto con un nuovo video.